Oggi è una giornata particolare, l'11 maggio del 2017, mentre stiamo effettuando queste riprese all'Università di Roma La Sapienza, in un grande convegno internazionale, viene ricordata una persona che è cara all'università ma anche a questo museo, Luciana Drago. Luciana Drago ci ha lasciati un anno fa, prematuramente, dopo una lotta durata molto tempo che però non l'ha sottratta agli studi e agli affetti. E chi l'ha conosciuta sa quanto lei sempre è stata in grado di regalare alle persone che le erano vicine, ai suoi allievi, conoscenza e anche quel dono dell'umanità e della dolcezza e della sensibilità che è spesso raro nel nostro mondo. In questo momento ci troviamo in alcune sale profondamente legate a quella che è stata la sua attività di studiosa e di ricercatrice. E ho qui alla mia sinistra uno dei contesti che molto deve ai suoi studi, fin dall'epoca degli studi per la tesi di laurea. Si tratta della tomba 871 della necropoli di Casale del Fosso. Siamo a Veio, non lontano da Roma, tra Formello e Isola Farnese. Si tratta di uno dei contesti più interessanti di quella fase di passaggio fra la prima età del ferro e il primo periodo orientalizzante, che in termini assoluti si colloca fra il 730 e il 720 a.C. È la tomba di un grande guerriero, un guerriero di quelli che vivono un momento di passaggio fra l'età villanoviana e l'esplosione orientalizzante in cui le aristocrazie vogliono mostrarsi come fossero dei grandi dinasti orientali o greci, acquisendo ed esibendo nelle loro sepolture dei grandi oggetti di prestigio. Si va da scettri, oggetti in oro, questo è un poggiapiedi, un carrello incensiere e poi le armi, un flabello al centro, un tripode, dei morsi di cavallo, una spada, insomma, quanto può denunciarne il ruolo all'interno della società ai più alti livelli possibili. E dobbiamo a Luciana una ricostruzione, una lettura straordinaria di questo contesto che ha consentito di superare un problema di attribuzione di non poco conto, ancora controverso. Nella vetrina di fronte voi vedete esposto quello che noi archeologi tecnicamente chiamiamo Riton. Si tratta di un vaso che serviva per bere del vino probabilmente, che è identico a quelli riprodotti su rilievi assiri dello stesso periodo che oggi sono conservati, smembrati tra il British Museum e il Louvre. Li vedete in mano di inservienti che con essi stanno attingendo da grossi calderoni delle bevande, appunto probabilmente del vino, e per molto tempo ci si è interrogati sulla pertinenza o meno di questo oggetto a questa sepoltura. E solo con un'attenta ricerca di archivio e con un'analisi di quello che sappiamo della cultura vegliente di questo straordinario periodo di grande interesse, che è lo stesso periodo in cui Roma veniva fondata, che abbiamo una visione più completa di questa realtà. Una visione che Luciana Drago ci ha saputo regalare in modo straordinario e coinvolgente, così come ha saputo coinvolgere tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e che hanno potuto collaborare con lei scientificamente e umanamente. Luciana, ti salutiamo, grazie, sappiamo che sarai sempre qui con noi e questo luogo ti ricorderà per sempre.